ultimo evento che davvero riempie di sport questa bellissima Villa Rossi. Diciamo che come municipio siamo riusciti finalmente a organizzare questa giornata, perché la prima è saltata essendo stata in programma a metà maggio. Purtroppo la pioggia non c'è stata molto di aiuto. Invece a metà maggio abbiamo comunque fatto la giornata in piscina nell'impianto polisportivo della Tea Benedetti. Come centro nuoto Sestri abbiamo fatto una staffetta insieme agli atleti diversamente abili, e sono venuti anche degli atleti a caratura nazionale, fra cui Andrea Cadilli Rispi, Andrea Boccaccio, e Elisa Traverso ed altri. E oggi per fortuna il tempo ci ha dato una grossa mano, per cui siamo qua sempre insieme ad altri atleti a caratura nazionale, come ad esempio Maurizio Lobartolo, Francesca D'Amico, Cinzia Mongini, e appunto avremo la possibilità di provare diversi sport quali il judo e la pallacanestro, e il ballo in carrozzina e il tiro con l'arco. Un evento importantissimo per voi che sicuramente sarà ripetuto. Sì, l'evento è importante perché io posso dire che insomma il municipio scrive un pezzo della sua storia, perché è soprattutto anche per gli atleti diciamo normodotati che hanno la possibilità di confrontarsi con questi atleti diversamente abili. Io posso raccontare sempre appunto l'esperienza di un mese fa, dove comunque i ragazzi del centro nuoto Sestri che hanno appunto fatto la staffetta con i ragazzi diversamente abili sono stati alla fine della staffetta entusiasti e hanno chiesto proprio di ripetere l'esperienza, in quanto è stata un'iniezione di esperienza straordinaria. Sport per tutti, perfetta integrazione tra normodotati ed atleti disabili. Andrea Cadilli, un altro grande successo. Non è stata buona la prima a causa maltempo, però oggi il Risport diversamente insieme c'entra in pieno i suoi obiettivi. Sì, diciamo che dopo il primo tentativo fallito il 18 di maggio per via del tempo, oggi finalmente le condizioni meteo ci hanno dato ragione e riusciamo a raccogliere i frutti di 3 mesi di lavoro di tutte le società e la delegazione qui oggi presenti, con tutti questi sport paralimpici e non che vogliono dare un messaggio chiaro a tutta la popolazione, a tutte le persone che sono venute qui oggi. Il primo chiaramente è che anche i disabili fanno sport a livelli molto alti. Il secondo messaggio è che anche non a livello agonistico ma puramente per divertimento, disabili e normodotati possono praticare lo stesso sport insieme, divertendosi e cercando prima di tutto di diventare amici e di creare un gruppo, e poi se viene l'agonismo ottimo, e se non viene l'agonismo fa lo stesso, si è stati insieme e ci si è divertiti, ecco. A proposito di divertimento, tu ti potrai divertire sul Bosforo? Sì, io mi sono messo sulla schiena questo divertimento, e il 5 di luglio partiremo con la Società Nazionale Salvamento di Nervi e altri master di Genova e di Rapallo per andare a fare la traversata dello Stretto del Bosforo, che si svolgerà il 7 di luglio. Questa è competitiva, è difficile, è dura, ci stiamo preparando forse come non abbiamo mai preparato nessuna gara da un punto di vista di allenamenti, di testa e di... siamo dei martelli in acqua, fuori, come organizzazione, quindi non dovrebbero esserci problemi e dovremmo tornare, e si spera di fare una gran festa per celebrare veramente questa impresa. Giuseppe Spatola, grande soddisfazione per tutto il municipio medio ponente per aver collaborato insieme al Comitato Italiano Paralimpico per l'organizzazione di una giornata che sarà senz'altro la prima di molte dedicata allo sport paralimpico, ma più in generale all'integrazione.
Sì, grandissima soddisfazione. Purtroppo quando era previsto originariamente questo evento il tempo non è stato clemente, per cui abbiamo dovuto spezzare l'evento in due momenti diversi. In precedenza c'è stato al coperto in piscina e oggi finalmente all'aperto, visto che la giornata è bella. Grande soddisfazione perché grande trasporto morale, direi, grande entusiasmo, grande amicizia. Questo è un evento sportivo, poi che sia paraolimpico o di altro genere, comunque è un evento sportivo, e questo senso di sportività, di atletismo, l'abbiamo percepito immediatamente. Lo sport quindi come occasione, come possibilità per far crescere ulteriormente il municipio Medio Ponente, in particolar modo appunto le zone di Cornigliano e Sestri, con tante iniziative e manifestazioni nate anche per valorizzare ed esaltare l'attività sportiva dei tanti atleti, tecnici e dirigenti che la praticano. È un territorio, come ritengo, tutta Genova, ma questo è il territorio che ovviamente conosco meglio, un territorio ricchissimo di iniziative e di qualsiasi tipologia sportiva, perché abbiamo veramente, io non saprei dire quale attività sportiva non è presente nel territorio, così direi forse, ma temo anche di essere smentito, forse la scherma, forse l'equitazione, per il resto direi che c'è qualsiasi tipo di attività sportiva presente sul territorio. Purtroppo non ci sono abbastanza spazi per poter esercitare tutta l'attività sportiva che si vorrebbe riuscire ad esercitare. Le palestre scolastiche sono particolarmente richieste e sono iperutilizzate, gli spazi pubblici anche, gli impianti sportivi. Poi in un momento di sofferenza come questo c'è anche il rischio che gli impianti sportivi possano costituire più un costo che una risorsa. Però l'attività sportiva, la voglia di farla è tantissima. Noi abbiamo cominciato a pensare anche alla possibilità di fare attività sportiva, se non altro nei momenti così di manifestazione pubblica, se non di allenamento, anche all'aperto. Questo è un esempio, Villa Rossi può cominciare ad ospitare, oltre a questa, altra attività sportiva, come lei diceva prima, ma anche per esempio Piazza Tazzoli, che qui a Sestri da poco è stata liberata dalla presenza degli storici manufatti mercatali e che adesso, almeno parzialmente pedonalizzata, poi in prospettiva lo sarà completamente pedonalizzata, tanto comincia ad ospitare gli eventi per la festa patronale di Sant'Alberto e poi potrà cominciare ad ospitare anche eventi sportivi. A Cornigliano, per esempio, ancora non più tardi di un paio di settimane fa, io sono stato invitato, ed è stata un'esperienza bellissima, presso i Giardini Melis, dove le Acri di Sant'Ambrogio avevano per esempio organizzato una performance sportiva, musicale, di danza, di intrattenimento, in cui c'erano anche delle associazioni sportive che lì all'aperto, all'esterno, manifestavano alla popolazione la propria voglia di fare sport. Ed è un momento di crescita, non solo di attrattività dall'esterno verso chi non abita qui, ma anche un momento forte di crescita sociale, non solo per chi lo sport lo fa, ma per chi viene attratto dall'entusiasmo di chi lo sport lo fa.